Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, oggi, come tutti sapete, la Santa Chiesa è in grandissima festa, celebrando il giorno più importante dell'anno liturgico, il giorno della risurrezione del Signore. Da questo giorno, come sapete, nasce la nostra fede divina e cattolica, perché, come San Paolo scrive in una sua lettera, noi siamo cristiani perché crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, e la risurrezione, come sappiamo, è l'attestato definitivo e supremo della sua divinità, perché morto di morte violenta ed ucciso violentemente, il terzo giorno Gesù è risuscitato, come abbiamo sentito dal racconto del Vangelo e dall'annunzio, prima lettura di oggi, bellissimo, che San Pietro fa di questo evento, no? Dio consacrò Gesù Cristo in potenza e Spirito Santo e passò verificando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo risuscitò al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione. L'opera degli apostoli, sono partiti andando in tutto il mondo per annunziare che il Signore era veramente risorto, e questo era l'attestato supremo della sua divinità e quindi ciò che dava senso e significato a tutto quello che Gesù aveva fatto prima, dall'incarnazione alla vita nascosta, alla vita pubblica e soprattutto alla sua passione e morte. Ora, l'evento della risurrezione, come sapete, ci coinvolge in prima persona, non è un fatto che è successo 2000 anni fa, riguarda la persona di nostro Signore Gesù Cristo, noi ce ne rallegriamo, facciamo Pasqua e finisce lì, no, è qualche cosa che ci coinvolge. E io comunque volevo oggi meditare un po' sulla seconda lettura, perché San Paolo è tra gli autori del Nuovo Testamento quello che maggiormente insiste, ecco, nel cercare di farci comprendere il nesso che esiste tra gli eventi pasquali, quindi la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, e la nostra vita. Quindi vorrei leggere con voi la seconda lettura, che è molto breve, e poi commentarla. Vi preannuncio subito che riprenderò alcune cose che dice sempre il Papa, così li capiamo un po' meglio. Uno degli argomenti a lui particolarmente cari lo stime San Paolo, quindi siamo obbligati a riflettere su questo. San Paolo dice così, attenzione: fratelli, non sapete che un po' di lievito, il lievito, le donne lo conoscono bene, fa fermentare tutta la pasta? Attenzione, togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete azimi. E significheranno tutte queste cose. Continua. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Conclusione. Celebriamo dunque la festa, oggi, non con il lievito vecchio, ma dovremmo vedere cos'è il suo lievito vecchio, né con lievito, attenzione, di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Che significheranno tutte queste cose? Allora, prima cosa, io tra poco consacro l'ostia, giusto? Siamo tutti d'accordo, stiamo celebrando la messa, no? Ecco, voi sapete qual è la materia con cui si celebra l'Eucaristia? Che cos'è l'ostia? È pane? Azimo, giusto? Ma se io celebrassi la messa, mi finisco a chiedere le ostie e prendo un pezzo di pane di casa, il pane lievitato, secondo voi, se io dico questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, si consacra oppure no? No. Perché la legge dei sacramenti l'ha stabilito nostro Signore, lui ha stabilito che la messa la può celebrare un sacerdote, ma con la materia che ha deciso lui. Se io, anziché il vino, ci porto l'aceto o il whisky o la Coca-Cola, posso dire questo è il calice del mio sangue? Posso pure dirlo, ma quello diventa il sangue di Cristo? No. Pane azimo, che
ci dice qui San Paolo: togliete via il lievito vecchio, poiché siete anzimi. Celebrate la festa non con il lievito vecchio, ma con anzimi di sincerità e di verità. Già abbiamo qualche indicazione, no? Quindi Gesù ha scelto il pane anzimo per far celebrare la Santa Messa. Che cos'è la Santa Messa? Ho visto negli ultimi incontri del Cristo, è la rinnovazione del sacrificio della croce che noi oggi possiamo fare perché Gesù è risorto, ma sull'altare si compie, segnano i papi, l'opera della nostra redenzione, cioè si rinnova il sacrificio della croce. Pananzi. Altro passaggio, vi ricordate quando Gesù nel Vangelo parla del lievito? Dice: guardatevi dal lievito dei farisei, vi ricordate che è? L'ipocrisia, ecco perché dicevo che o parliamo delle cose che gli piacciono tanto al Papa. Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Quindi che cosa rappresenta il lievito e di cosa è immagine il lievito? Il lievito rappresenta, qui ce l'ha detto San Paolo, malizia, vedremo che cos'è, perversità o ipocrisia. E il pane azimo che significa? Non ipocrisia, cioè sincerità e verità, potremmo anche dire, aggiungere in opposizione, santità e bontà. Quindi capite? Cosa rappresenta quindi il lievito? Il lievito rappresenta la vita di una persona che non ha veramente conosciuto Gesù, non ha fatto Pasqua con Lui, la sua vita non è passata, come scrive un antico autore della Pasqua, dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla cattiveria alla bontà, ma è rimasta com'era. Invece l'anzimo rappresenta la rinnovazione della vita. Anche la Pasqua ebraica veniva celebrata con pane azimo. Gesù ha usato il pane azimo anche perché l'ultima cena è stata si è svolta completamente durante la celebrazione, subito dopo la celebrazione della Pasqua ebraica, dove si usava lo stesso il pane azimo, che era lo stesso pane che usò Israele quando uscì dall'Egitto. Allora, cosa significano malizia, perversità e ipocrisia? Malizia che cos'è? Malizia è una volontà che è orientata al male, che sceglie il male, che fa il male. Voi sapete che il male si può fare a vari livelli, a grandi livelli, con i criminali, con i delinquenti, d'accordo? A livelli, come dire, meno appariscenti, e sono i peccatori, a livello un po' meno appariscenti, che sono le persone che stanno un po' mezzi, non sono tanto decisi ancora da che parte stare, capite? Fanno una vita un po' così e così, un po' mediocre, un po' tiepida. Questi, diciamo, sono più o meno i livelli. Vabbè, i grandi criminali sono quelli che commettono i reati, sono quelli che ammazzano, sono quelli che rubano, eccetera, eccetera, no? Oggi un livello importante da approfondire è quello dei peccatori, perché per fare bene Pasqua, quando noi ci apriamo alla luce del Signore, sapete che oggi è acceso il cielo pasquale, il Signore ha scritto luce, il Signore le cose ti fa vedere quello che c'è veramente nel tuo cuore, capite? Ci sono delle cose che sono gravi, per esempio agli occhi di Dio, vi faccio un esempio, no? Se voi sapete che qualcuno non va a messa la domenica, secondo voi questo è un criminale? È un criminale, è un delinquente? No, può essere tranquillamente una brava persona, può essere una persona onesta, può essere una persona anche, come dire, fondamentalmente buona, che faccia anche delle opere buone, no? Ma davanti a Dio non andare a messa la domenica è una cosa che non fa niente o è una cosa grave? Punto interrogativo, è una cosa grave. Quindi non sempre quando uno non è un criminale significa che non sia un peccatore. E come faccio io a conoscere questo? Devo avere il cuore aperto alla luce che viene dal Signore, perché quando si accoglie il Signore viene con la sua luce e senza accusarti, senza giudicarti, perché il Signore è di una bontà infinita, però ti fa capire tante cose che ci sono nella tua anima, che ai suoi occhi non vanno bene e che fanno male a te, e che quindi piano piano con il suo aiuto dovrai correggere. Quando uno è aperto, nessun problema; quando uno è chiuso, grande problema. Ecco, e qui arriva l'ipocrisia. Che cos'è l'ipocrisia?
Che cosa facevano i farisei? I farisei si distinguevano in due categorie. Ci sono due tipi di ipocriti. Voi sapete che in greco ipocrites, sapete che significa in greco ipocrites? Significa attore. Voi sapete che l'attore è uno che recita una parte, quindi l'attore fa per finta, non fa sul serio, sta recitando. La sua vita è un'altra cosa, non è che un attore è come noi lo vediamo durante il film. La vita sua privata è un'altra cosa. Sta recitando. Che recita facevano i farisei? E qui purtroppo qualche recita ogni tanto possiamo farla anche qualcuno di noi. Allora, c'erano due tipologie di farisei. Alcuni erano tra i farisei grandi peccatori e Gesù gliene canta faccia alcune cose, eh? Cioè grandi peccatori nel senso che ricordate l'episodio quando la grande peccatrice va a piangere ai piedi di Gesù. Questa grande peccatrice, oggi è Pasqua, non vorrei, era quella che noi chiamiamo una donna dai facili costumi. È andata a piangere ai piedi di Gesù, si era pentita. Gesù era ospite da Simone il fariseo e c'erano tanti farisei. Allora quando hanno visto sta donna hanno cominciato a fare: ma guarda un po', ma guarda da chi si fa avvicinare, ma non lo sa chi è quella. E sembra che alcuni conoscessero chi era quella, non per sentito dire, mi state comprendendo? Però andavano in giro con i loro valutamenti lunghi, con le loro cose, a atteggiarsi da santi. Mi capite, no? Quindi erano grandi attori, si atteggiavano da santi e insomma facevano delle cose abbastanza disdicevoli, d'accordo? Questa è una cosa brutta. Poi c'erano quelli del secondo livello, che non erano grandi peccatori, d'accordo? Quindi vi ricordate la parabola del fariseo e del pubblicano, no? Quello che dice: Signore, io non sono come tutti gli altri uomini, come questo peccatore disgraziato che sta qui. Io prego tutti i giorni, io digiuno due volte alla settimana, io pago le decime di quanto possiedo, invece sto disgraziato qua. Secondo voi quel fariseo digiunava veramente due volte a settimana oppure no? Stava mentendo? No, il fariseo digiunava due volte a settimana. Pregava tutti i giorni? Pregava tutti i giorni. Pagava le decime al tempio? Pagava le decime al tempio. Quindi compiva degli atti buoni davanti a Dio. Qui dobbiamo fare attenzione perché ci possiamo stare dentro noi. Però c'era un piccolo però: si sentiva a posto. Io digiuno due volte a settimana, prego tutti i giorni, la messa tutte le domeniche, pago pure le decine, metto pure l'orologio dentro la questa della chiesa, ma basta, io non ho bisogno di essere salvato. Invece questo tipo pubblicano, disgraziato, questo estorce le tasse, andrà a donne, chi lo sa che delinquente che è. Ecco, quando il Papa parla dell'ipocrisia fa riferimento soprattutto a questo aspetto, perché questo aspetto ci può coinvolgere tutti quanti. Io posso dire: io sono prete, io ho dato la vita al Signore, sei qua, basta, non c'ho bisogno di convertirmi, non c'ho bisogno di crescere. E il nostro Signore, se volesse correggermi qualcosa, se vuole farmi capire una, guarda che sta cosa non la fai tanto bene, sto difetto lo dovresti correggere un po', questa cosa potresti farla un po' meglio, guarda questo comportamento che c'hai è sbagliato. Se io ho un atteggiamento che mi sento il Padre Eterno, che non ho bisogno di nessuno, senti, c'è troppo quello che faccio, e magari punto il dito contro gli altri, e magari tratto male i miei porchè, dico: guarda quel disgraziato, non viene mai a messa, chi lo sa che delinquente che è. Io sarei un po'. E il nostro Signore non sarebbe affatto contento di me. E anche tante opere buone che uno potrebbe fare, sapete cosa fa il Signore dinanzi a queste opere buone? Che fa? Si gira dall'altra parte. Alla fine della parabola del fariseo e del pubblicano, cosa dice Gesù? Io vi dico che il pubblicano è tornato a casa sua giustificato. Il pubblicano, che si sentiva un grande peccatore, stava in fondo alla chiesa dicendo: Signore, io non sono manco degno di alzare lo sguardo verso di te, abbi pietà di me. E il fariseo stava in piedi, non in ginocchio, stava lì tronfio in piedi a dire: guarda Signore, era andato il nostro Signore a chiarti di tutte le cose belle che aveva fatto. Pensate anche il modo con cui una persona si accosta alla confessione, no? Se si accosta alla confessione in maniera umile, penitente. Quando andiamo a confessarci non dobbiamo dire le cose buone che facciamo, diciamo: io non rubo, io non ammazzo, io vado a messa, io prego, poi ogni tanto mi scappa qualcosa. Allora dobbiamo dire, anche se per grazia di Dio stiamo lontani dai peccati gravi,
e dobbiamo metterci in ginocchio e ringraziare il Signore. Quando ci vengono a confessare dobbiamo essere umili, dobbiamo dire di essere Signore, sicuramente per tua grazia io da tante cose sono lontano, ma questo non serve dirlo, questo lo sa il Signore. Però umilmente riconosco che su questo devo crescere un po', sono mancante, non sono ancora perfettamente in sintonia con la tua volontà. Ecco gli azimi della sincerità e della verità. Quindi, che significa fare passo? Significa che io piano piano, aprendomi il cuore al Signore, sto accogliendo la sua luce, sto camminando. Ecco, non mi sento né santo senza esserlo, e né se faccio qualcosa di buono mi atteggio a chissà chi e chissà che cosa, penso di non averci bisogno di nessuno. Se ci sono queste due cose, a voglia a settimana santa, a venerdì santo, a giovedì santo, a Pasqua, Gesù passa e la nostra vita rimane come prima. Ecco l'importanza di celebrare bene il giorno di Pasqua con azimi di sincerità e di verità. Io ve lo auguro a tutti quanti e chiediamo al Signore con la sua luce e con la sua bontà ci faccia camminare sempre nella verità e nella sincerità, perché ogni anno di Pasqua in Pasqua possiamo davvero ringraziarlo per qualche piccolo passetto in avanti fatto, passetto in avanti che si farà sempre se illuminati dalla sua luce camminiamo sempre nella sincerità, nella verità e nell'umiltà. Siamo lodati Gesù e Maria.